Bene ragazzi, bentornati. Allora, primo Q&A, sul canale ho ricevuto molte domande e a tutte le vostre domande c'è sempre solo una risposta. Dipende. A parte questo, partiamo con il video. Allora, ho delle domande sia su Instagram sia su YouTube, perché vi avevo chiesto delle domande sia su Instagram che su YouTube. Ovviamente partiamo da Instagram, le ho lette tutte quante, ora sceglierò quelle magari più interessanti, e alcune sono ripetute, quindi nominerò solo una persona, ma risponderò due o tre domande contemporaneamente. Partiamo dalla prima domanda. Big Pigno mi chiede: cosa ne pensi del coach, del tuo coach? Ciao amico e grazie dei consigli che mi dai sempre. Ciao Big, vabbè, del mio coach non ne parlo mai, semplicemente perché mi sembra inutile, dato che potrebbe sembrare uno spam, solo una sponsorizzazione. Comunque per me è il migliore, ma non solo come coach, quello è chiaro, ma soprattutto come persona. Quindi penso bastino queste parole per descriverlo. Poi passiamo alle domande un po' più serie, dai. Fitness Mari Runs mi chiede: cosa ne pensi del ruolo dei grassi nel dimagrimento corporeo? Penso qui di voleva dire attivano la liposintesi e la termogenesi, e termogenesi andrebbero tenuti bassi. Ci sono opinioni in merito. Guarda, il ruolo dei grassi è importante secondo me sempre, e soprattutto nel dimagrimento. Del dimagrimento bisogna tenere una certa quota di grassi, magari un pochino più bassa se riesci a gestire bene i carboidrati, e però vanno sempre tenuti. Tu sei una ragazza, quindi nel tuo caso diamo ancora più attenzione ai grassi, non andiamo a eliminarli, perché eliminarli completamente può creare solo degli squilibri ormonali e quindi bloccare quello che è il dimagrimento. Tu mi parlavi di liposintesi, è sicuramente più facile attivare la liposintesi con un eccesso di grassi rispetto a un eccesso di carboidrati. Questo sicuramente. Genfit mi chiede: cosa miri nel medio lungo periodo del tuo percorso? E per rispondere a te rispondo anche a Do It For Yourself, che mi chiede come prima domanda che progetti ho per il futuro, non solo per quanto riguarda il fitness. E dico: guarda, per quanto riguarda il fitness voglio solo migliorare la mia composizione corporea e migliorare sia tutte quelle variabili, quindi forza, ipertrofia, ma anche altre capacità come la rapidità, la velocità, tante, tante cose, quindi non solo inerente alla sala pesi. E per il futuro personale, a prendere più conoscenze e andare in Australia. Questi sicuramente gli obiettivi. Andare in Australia penso sia il primo, però. Seconda domanda: cosa ne pensi, che anche senza calcolare i macros, ma andando a occhio, si possono raggiungere risultati positivi? Ovviamente senza obiettivi di gara. C'è anche un'altra domanda, credo giù, quindi rispondo a questa e rispondo anche a quella di dopo automaticamente. Penso che si possano raggiungere grandissimi risultati anche senza essere ossessivi con i macronutrienti, tenere traccia di un'alimentazione bilanciata, tenere conto delle quantità che ci servono. Magari all'inizio sì, contiamo i macros, facciamoci un'idea e poi automaticamente passiamo a un'alimentazione molto più controllata, senza la bilancia, solo avendo un'idea, perché diventiamo consapevoli di ciò che mangiamo. MikeFit122 mi chiede: qual è il tuo gruppo muscolare preferito e perché? Grande bro, grazie Mike. Gruppo muscolare preferito da allenare: spalla e petto, perché il pump che ne deriva è bellissimo e mi dà più soddisfazione. Poi, questa è una domanda interessante. Healthy eating is the way mi chiede: quale pensi sia l'età giusta per cominciare a pensare al cibo sano, al fitness ed essere fissati con il corpo? Allora, per pensare al cibo sano, dai meno 09 mesi, quindi prima che nasci ci dovrebbe pensare tua madre, perché non credo ci sia un periodo per mangiare cibo scadente, penso ci sia sempre un periodo per mangiare cibo sano. Per pensare al fitness, intesa come palestra, come allenamento con sovraccarico, magari, non lo so, se intendi questo, magari dopo un certo periodo di sviluppo corporeo, perché prima siamo più avvantaggiati a sviluppare altre capacità. Ed essere fissati con il corpo, ragazzi, mai, cioè se riusciamo a non essere mai fissati, fissati
stressati, nel senso inteso come malattia, assolutamente mai. Quindi passare dal cibo sano sempre a fissati con il corpo, mai. Cosa consiglia il T-eating is the way? Sempre mi chiede cosa consigli di fare agli adolescenti che vogliono mantenersi in forma e con un bel fisico, ma senza ossessionarsi troppo. Divertirsi sicuramente nell'attività che si fa, che sia la palestra, che sia il cardio, qualsiasi cosa, e mangiare sano sempre. Per più tempo lo fate e più risultati avete. Tresia mi chiede perché tu da ex sovrappeso non ti sei ritrovato la pelle cadente sull'addome. Quanti anni hai impiegato per asciugare il tuo fisico? Penso che il motivo principale sia stato l'allenamento, il cardio, ma elevato, e forse anche un po' di genetica, non lo escludo, però rispetto ad altri, magari penso che i fattori più determinanti siano l'allenamento che fai in più, quello ti porta sicuramente a recuperare i danni passati. Eka Fitness mi chiede quali sono i migliori corsi per diventare personal trainer, chi è il tuo coach? Che già l'ho detto, Marco Zampolini si chiama. Ne ha avuti altri? Assolutamente sì, e non mi sono trovato bene. Opinioni su reverse diet e carb cycling. I migliori corsi, secondo me, sono tutti quei corsi tenuti da professionisti che ti danno qualcosa in più. Posso dire il natural peaking, il corso di Fabrizio Liparoti, di Riccardo Grandi, di Migliaccio. Non i corsi, sicuramente non ti consiglierei corsi magari come l'Issa, il FIF, che ti servono per avere il tesserino. Io personalmente farei più un natural peaking di due persone magari veramente competenti, o quello di Riccardo Grandi. Reverse diet e carb cycling. La carb cycling la faccio fare quasi sempre, perché lo ritengo un modo per ottimizzare tutti i parametri, quindi allenamento, alimentazione, gestione dei nutrienti. E la reverse diet è qualcosa che serve alle persone che fanno un po' di casini con le classiche diete a bassi contenuti di carboidrati, magari, o troppo restrittive, e assolutamente da consigliare se vi trovate in quella situazione. Poi passiamo a questa domanda e poi andiamo su YouTube. Food Healthy 3, ciao Fede, mi chiede come prima domanda: secondo te perché molti preparatori di fama si basano su una bro diet per arrivare ad avere risultati piuttosto che un'alimentazione varia ma pulita? E seconda domanda, secondo te che differenza è possibile notare tra una piuttosto che l'altra? Guarda, si basano sulla bro diet perché è semplice, per loro è semplicissimo dirti mangia 100 grammi di riso e 70 grammi di pollo. Hanno fatto sempre quella non sapendo il motivo, ha avuto risultati. Quindi tu vedi una persona fare una cosa, gli chiedi cosa fa, automaticamente non ti va ad informarti, prendi quella nozione, la fai tua, la provi, funziona e la fai fare anche agli altri. Ma fondamentalmente il perché non lo sai. E poi, come dicevo, è più semplice dare 100 grammi di riso, 70 grammi di pollo, farlo per 5 e hai fatto. È molto più semplice. C'è una differenza tra un'alimentazione varia e pulita e una bro. Partiamo con una bro: è una in cui ti impostano gli alimenti, che sono sempre quelli, e tu non puoi cambiare. Sì, assolutamente ce ne sono differenze. Meno stress in quella che puoi variare tu, perché hai tu la libertà di scegliere gli alimenti. Sicuramente, anche da un punto di vista salutare, no? Abbiamo più alimenti che possiamo introdurre nel nostro corpo. Il nostro corpo si abitua a più alimenti e prende più minerali, più nutrienti, e soprattutto se li introduciamo in un particolare contesto, poi non ha quell'effetto di rebound che può accadere quando eliminiamo un alimento particolare. Quindi, assolutamente. Cibo che fa mettere massa muscolare, Eat Well Fit mi chiede, non esiste un cibo in particolare. Alimentazione iperproteica con macros suddivisi in maniera giusta. Poi andiamo su YouTube. Avevo due domande interessanti. Luigi mi chiede pro o contro il doping e perché. Dai che manca poco a Rimini Wellness, ci vediamo a Rimini. Luigi, pro o contro il doping? Partiamo dal presupposto che non mi interessa chi si dopa, ognuno è libero di fare della sua vita quello che vuole, basta che non intacca la mia. E pro o contro, io sinceramente al momento sono con, cioè non vedo motivo per cui devo fare uso di doping, in quanto nessuno mi paga per allenarmi e per star bene con me stesso, quindi non devo dimostrare niente a nessuno perché doparmi, perché
perché utilizzare una sostanza che mi potrebbe danneggiare, però ovviamente non sono contro chi usa, ognuno fa quello che vuole, come la gente fuma, come la gente si droga, come, cioè, ci sono tante cose, non, se non danno fastidio a me, la gente può fare quello che vuole, quindi questa è la risposta, però se devo utilizzare doping io assolutamente no, cioè, non ne vedo proprio il motivo. Allora, vediamo qualche altra domanda qui su YouTube. Dove è nata la tua passione per la cucina? Nasce insieme alla passione per il cibo. Domanda di Licos Nunzio Giordano. Dato che mi piace mangiare, automaticamente mi piace anche cucinare. Poi, domanda di Reti 85. Cosa meglio per massa e definizione, corpo libero o sala pesi? E dipende da quello che vuoi. Come dicevo ieri in una diretta, la differenza fondamentale tra corpo libero e sala pesi è che la sala pesi ti permette di allenare un determinato distretto corporeo in maniera specifica, dare un determinato dettaglio, avere un determinato volume muscolare, il corpo libero non te lo dà. Ti dà magari una forza, una durezza, però non ti dà sicuramente quel volume e quella specializzazione a livello di un muscolo specifico. Ritorniamo su Instagram per le ultime domande. Allora, da quanto tempo mi chiede Antonio Diana 27, da quanto tempo ti alleni? Non ti seguo da moltissimo. Allora, mi alleno in palestra da 3 anni, però ho sempre praticato sport da quando credo ne ho 5-6, quindi anche qui giù a giocare a calcetto vale. Poi, Andrea W Lift and Fit mi chiede, spieghi i tuoi allenamenti a corpo libero e che risultati ti hanno dato? I miei allenamenti a corpo libero si basano al momento su un incremento di volume, ma vario anche la variabile intensità e mi hanno dato molti risultati da un punto di vista di petto, sicuramente, di forza nelle trazioni. Ora ne faccio 10, prima a gennaio ne facevo 3-4, però anche a livello di sviluppo corporeo mi hanno dato tanto rispetto a prima e posso mangiare di più. Paola Falche PF mi chiede quanto tempo devo far passare tra un pasto e l'altro e uno spuntino. Sono veritiere le 3 ore? No, non sono veritiere. Fai passare il tempo che ti serve per avere fame, mangia secondo la fame, ma 3 ore non capisco in base a che. Credo sia dato da un contesto di doping, in cui dividi le proteine per un arco di tempo e il tuo corpo ogni 8 ore può assimilare un massimo numero di proteine e quindi introduci quel numero lì, ma non sono veritiere 3 ore. E fai digerire un pasto, digerisci un pasto e poi rimangio, tutto lì. Non possiamo decidere in quanto tempo digeriamo. Zioppi, altra domanda interessante. Ciao Fabri, innanzitutto, come ti comporteresti se chi frequenti ti giudica per il tuo stile di vita, per le rinunce che per forza di cose sei costretto a fare, se non sempre si vedi compresi per ciò che fai? Guarda, sinceramente all'inizio cerco di spiegare il mio punto di vista, quindi perché lo faccio. Se loro non vogliono capire, io continuo ad accettare la loro posizione, loro non accettano la mia, pazienza, si va avanti. Quindi prendi razzo su questo. Io la prenderei così, cioè, non tutti la possono vedere come noi. Se a loro non va bene, pazienza, peggio per loro. Labos mi chiede una domanda: il petto di pollo è meglio pesarlo prima di cuocerlo o dopo? Perché ho notato che prima o dopo perde molta acqua. Allora lo pesi prima e lo calcoli da crudo. Tutto, calcolate tutto da crudo. Poi vediamo un po'. Altre due domande. Matteo Saccari di 97. La prima mi dice: dalle storie si vede che mangi molti tuorli d'uovo, ma mangiarne così tanti non rischia di alzare eccessivamente il colesterolo del sangue. La seconda riguarda l'impostazione della dieta. La imposti da solo o ti fai seguire? Calcoli i macros oppure conoscendo qualitativamente i macros di ciò che mangi rendi in base a quello. Se li calcoli adesso a quando stai? Allora ti rispondo prima alla prima domanda. Per quanto riguarda il rosso dell'uovo, il tuorlo, non influenza, se non soffri di malattie legate al colesterolo, il colesterolo totale, quindi neanche quello cattivo, perché il colesterolo è,
varia tra quello esogeno e quello endogeno. Quindi se tu ne assumi di più o ne assumi di meno, quello autoprodotto dal corpo si regolerà di conseguenza. Allo stesso modo anche l'enterocita, che è la cellula dell'intestino, ne assorbe un tot. Se tu ne assumi di più, automaticamente la sua capacità di assorbire il colesterolo diminuisce. Quindi il nostro corpo si regola in questo modo. Ovviamente non ti mangiare 25 uova al giorno, che sicuramente non è il massimo. Però non arrivi comunque a quelle dosi dannose. La seconda, per quanto riguarda i macros, sono seguito da Marco Zampolini, è la terza volta che lo dico. E, conosco i miei macros, al momento sono sulle 2500-2000 calorie, alimentazione prettamente basata sui glucidi, un normale range proteico che è un medio basso di grassi. Ultima domanda, vediamo un po', ce ne sono tantissime, ma il video si sta facendo lunghissimo. Vediamo un po'. Serie Fit White Serie mi chiede: Anto, se sono ancora in tempo, volevo chiederti un parere riguardo al timing dei pasti ed il numero dei pasti giornalieri, come li gestisci e se li reputi un parametro da tenere in considerazione. Un bacio, ciao Sere. Allora, il timing è la. Allora, partiamo dalle cose basi, no? Calorie, macronutrienti, micronutrienti, timing. Il timing può fare differenza, soprattutto per quanto riguarda i carboidrati, soprattutto in alcune situazioni dove cominciamo a avere una ridotta sensibilità all'insulina, possiamo gestire i carboidrati prevalentemente in vicinanza del workout, quindi pre e post, magari maggiormente post, e anche per quanto riguarda questo è il timing dei nutrienti. Se per timing dei pasti mi dici fare 4, 5, 6, 7 pasti, 8 pasti, non lo so, ti dico che io li gestisco con 4 pasti, direttamente parto dal post workout fino a cena, per una questione di comodità e di gestione, dato che noto che se ne faccio di più digerisco peggio, quindi vedete sempre come reagite. Ultime due domande, poi vi prometto che chiudo. Lu Fit Life, ciao Lu, mi chiede se posso ancora, Anto, un tuo parere su mischiare le fonti diverse di carbo nello stesso pasto, se ci sono fonti di carbo che a tuo avviso sarebbero meglio non mettere. Guarda, ti dico che mischiare le fonti di carbo è come mischiare le altre fonti. Ci potrebbero essere dei problemi solo da un punto di vista digestivo, perché i vari nutrienti li digeriamo in modo diverso, quindi poi un fruttosio, un glucosio, un amido, oppure gli aminoacidi vengono digeriti, scissi, le proteine vengono scisse, dai carboidrati da enzimi differenti, quindi da quel punto di vista potrebbe esserci un problema, ma sfido chiunque a fare dei pasti con un monomacro, se così si può dire, e se questo poi è funzionale, non credo, no? Cerchiamo sempre di fare pasti completi. Quindi anche mischiare le diverse fonti di carbo, se le digerisci bene, non c'è ne nessun problema. Magari in alcuni contesti, anzi, è favorevole mischiarle. Ultima domanda, Zangheri, pensi che sia utile fare ciclicamente dei giorni di scarico totale o quasi dei carboidrati, anche se si segue normalmente una dieta ad alti carbo? Grazie in anticipo, ci si becca a Rimini. Certo ragazzi, ci si becca a Rimini, questo è sicuro. E comunque, scarico totale di carbo non ne vedo la necessità, a parte in alcuni casi, quindi non lo farei e sicuramente non arriverei ai 0 grammi di carbo, ragazzi. Se siete alti carbo, sicuramente ciclizzerei e farei dei giorni in cui magari le abbassate e in base al periodo potete vedere se alzare o meno i grassi. Quindi spero che questo Q&A, primo Q&A, vi sia piaciuto. Ho saltato molte domande, ragazzi, scusatemi. Potete comunque, se non ho risposto, rifarmene in direct se vi interessa. Comunque farò delle dirette su Instagram, in continuazione ogni settimana, e sicuramente altri Q&A. Quindi noi ci vediamo al prossimo video.